Reikšna, božuna vati, kot je diamantostalature, da je rushima bhagotam, da sem kirtan dam, bilisimo umbrija. O, magianti merandasja, gena, gena, šalaka, ja, čakšurum, bili tam, da je natasmajši grve namha. Še če je tanjimeno, bi tam, stapitam je, nabutale, sva jim rupakada, majam, da dati sva padanti kam. <coughs> वंदेह श्रीगुरुश्रीयुता परम श्रीगुरून्वैष्णवशा श्रीपाताम सहगना रघनातान्वीतां सजीव सावदूता परीजना सहित कृष्णचैतन्यम श्रीराधा कृष्ण पदम सहगना ललिता शिवशक हे कृष्ण करुण सिंधु दीन बान्दुजगत गोपीश गोपीकांता राधाकांत नमोस्तुत आप्तकांगे राधे वृषभानु वृषभा देवी हरि हरिप्रिया पंच पावनेभ्यो सिंधु नमो नम श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीवकिदिविगोन्ना हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ओम नमो विष्णुपदा कृष्णपृष्ठा भूतले श्रीमाते भक्तिवेदाता स्वामीनामे नमस्ते सरस्वतीदेव गौरवाणी प्रचानने निर्वशेष शून्यवाणी पाश्चा सुतने ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om namo bhagavateva Sudevaya. Allora continuiamo la nostra lettura dello Shima Bhagavatam, siamo sempre secondo canto, um, aspetta. Pensavo che il sì, secondo capitolo è il Signore che risiede nel cuore.

Mahau swasiddhe hiupad kim. Satyam jalao kim purudhana patria. Digval kaladhao dukulai. Satyam possedendo kshitau pianure. Kim quale è la necessità kashipo si diletti e giaccili per sforzarsi di Bahao le braccia. Svasidhe autosufficiente. Hi, certamente. Upabharhanai, Upa letti e piumini. Kim, a cosa servono? Sati, essendo presenti. Angelao, le palme delle mani. Kim, a cosa serve? Purudaha, varietà di ana, cibi. <coughs> Patria con gli utensili, dic spazio aperto, valcala ad hao cortecce d'albero. Sati esistendo, chiam a cosa servono, duculai vestiti. Questo è un verso potente, interessante. Traduzione e spiegazione di Suravine Grazia, Shila Prabhupada Kijai a che servono, sempre i Shukadeva gossami e Maharaj Parikshe. a che servono letti e giacilli quando c'è il suolo per riposare? Sono tutto accanto a un bel letto dove ho dormito ieri notte. A che servono i guanciali quando si possono usare le proprie braccia? C'è anche un bel cuscino qua. Perché tanti utensili quando è possibile usare le palme delle proprie mani e là dove si trovano in abbondanza corteccia d'albero per coprirsi, a che servono i vestiti? Siamo pronti di vivere così? Spiegazione. Dobbiamo evitare di accumulare inutilmente tutto ciò che serve alla protezione e alla cura del corpo inutilmente tutto ciò che serve per la protezione e alla cura del corpo più del necessario. L'energia umana non è destinata alla vana ricerca di una felicità illusoria. Se ci si può stendere per terra, perché cercare di avere un letto o cuscini soffici? Se la natura ci ha provvisto di morbide braccia. Perché cercare di procurarsi un guanciale è sufficiente osservare la vita degli animali, anche se essi non hanno l'intelligenza necessaria per costruirsi grandi palazzi ben ammobiliati ed equipaggiati. Fanno una vita sana dormendo all'aperto. Essi non conoscono l'arte di cucinare e di preparare i cibi eppure godono spesso di una salute migliore di quella dell'uomo. Ciò non significa che l'uomo debba regredire a livello dell'animale. Vivere nudo nella foresta, privo di cultura, di educazione e di senso morale. Un uomo intelligente non può vivere come un animale devi piuttosto dirigere l'intelligenza verso le arti, la scienza, la poesia e la filosofia, in questo modo per uh, uh, progredire la civiltà. Ma Srila Sukadeva Goswami precisa in questo verso che il potenziale umano di gran lungo superiore a quello degli animali, dovrebbe essere usato soltanto per le realizzazioni spirituali. In altre parole, non complicare le vite, non dedicare l'intelligenza per semplicemente elaborare, migliorare le comodità materiali. Il minimo necessario per fare una vita decente è la maggior parte del tempo dedicata alle realizzazioni spirituali la moto della cultura vedica che la priorità è la realizzazione spirituale secondario è mantenere il corpo anima insieme e soddisfare le esigenze del corpo e la mente invece la cultura in cui viviamo se tu lo guardi in giro è così complessa hanno creato così tanti macchinari così sofisticate, così tante cose che eh, non hanno tempo per le realizzazioni spirituali, hanno dedicato tutta l'energia solo alle elaborazioni di, di cose materiali, di, di come migliorare la gratificazione dei sensi. Il progresso, il vero progresso, deve portare l'uomo a ristabilire la relazione che lo univa in origine a Dio, cosa che non è possibile a nessun'altra specie di vita, solo alla forma umana. Ricordiamo che l'essere vivente, non l'essere umano, l'essere vivente che siamo noi, passa tutte le varie forme di vita, 8 milioni e 400 mila forme di vita, di cui 8 milioni sono... Più basso delle forme umane, 400.000 forme umane, 8 milioni di altre forme, tra insetti, di acquatici, di mammiferi, e nessuna di loro, ha, ha, di, di queste forme in cui si trova l'essere essere, vivente, ha la possibilità per la realizzazione spirituale, solo la forma umana. per quello... Non sprecare l'intelligenza semplicemente migliorare le cose che interessano gli animali: mangiare, dormire, accoppiarsi, difendersi, come rendere più sofisticati. No, dedica, fa il minimo necessario e dedica l'energia, resta l'energia e l'intelligenza umana per le realizzazioni spirituali, per ristabilire la nostra relazione eterna con Krishna. L'uomo deve inoltre realizzare l'irrelevanza del fenomeno materiale, riconoscendo in esso una manifestazione effimera, e deve sforzarsi di mettere fine alla sofferenza. Una società di animali raffinati e infatuati di sé, completamente orientata verso il piacere dei sensi, è un'illusione che non può meritare il nome di civiltà. Infatti quando è stato chiesto a eh, qualcuno, qualche giornalista chiesto occidentale, ha chiesto a Gandhi ma cosa ne pensa della civiltà occidentali? E lui ha risposto, sarebbe una bella idea eh, di diventare una civiltà. Queste false concezioni dell'esistenza Mantiene l'uomo nella grinfia di Maio, l'illusione. I grandi saggi e santi del passato non vivevano in abitazioni lussuose, arredate con mobili in stile e fornite di tutte le cosiddette comodità. Abitavano in capani in mezzo ai boschi e si sedevano sulla nuda terra. Tuttavia lasciarono scritti importanti di una perfezione assoluta vere e propri tesori di saggezza, nonostante che vivevano un, proprio in una capanna, al massimo era una capanna, anche sotto l'albero. Sri Rupa Goswami e Sri Sanatana Goswami, che un tempo avevano ric ricoperto l'alta carica di ministri del governo, ci hanno trasmesso un'opera colossale sulla scienza spirituale, tantissimi libri. Eppure il loro unico rifugio erano gli alberi ed essi non passavano mai più di una notte sotto lo stesso albero, che dire di abitare in appartamenti ben ammobiliati e provvisti di tutte le aggi moderni. Ciò nonostante, essi ci hanno lasciato capolavori di letteratura spirituale. Non aveva il computer, neanche le macchine di scrivere. Scriveva a mano uh, con uh, so, un bastoncino tagliato, uh, con i minerali, i colori trovati nella natura e sulle foglie, sec foglie secche. Tanti di, cui, di questi libri scritti 500 anni fa sono conservati in, in, in vari templi a Vrindavan. <coughs> in realtà le cosiddette comodità moderne non favoriscono affatto il progresso della società, anzi li sono perfino di ostacolo, che ricordando che il vero progresso è il progresso verso Dio ristabilire la nostra relazione con Dio. L'istituzione del Senathan Dharma, costituita di quattro classi sociali e di quattro ordini spirituali, offre con le sue molteplici indicazioni, numerose possibilità di realizzazione spirituale. Questo verso raccomanda agli adepti sinceri di questa cultura di adottare volontariamente una vita di rinuncia per raggiungere così il fine dell'esistenza. Coloro che non hanno praticato la rinuncia e l'abnegazione di sé fin dall'infanzia devono cercare di abituarsi progressivamente a questa rinuncia in, in età più matura come raccomanda Shilu Shukadev Goswami, e ciò li aiuterà a raggiungere il successo desiderato. Allora, verso 5. Non si trovano più, questo continua questi stessi tipi di domande, Shukadev Goswami, non si trovano più vestiti e abbandonati ai bordi della strada, gli alberi che esistono per la sussistenza altrui non distribuiscono più i loro doni in carità alla frutta e i fiumi si sono seccati, quasi. <ride> non forniscono se non sono seccati adesso nell'Accidente, poi in India anche peggio, sono così contaminati se li beve l'acqua muore subito. Non forniscono più acqua agli assetati, magari su un'alta montagna, sì. Le grotte delle montagne si sono chiuse, e soprattutto il Signore Onnipotente non protegge più le anime totalmente sottomesse. Perché i saggi dovrebbero dunque adulare coloro che sono inebriati di una ricchezza ottenuta al prezzo di dure fatiche. Spiegazione di Sito proprio vediamo okay. se riusciamo a finirlo chi ha adottato l'ordine di rinuncia non deve mendicare e vivere a spese altrui come una parassita secondo le definizioni del dizionario parassita è un adulatore interessato che vive alle spese della società senza portarvi alcun contributo a volte lo accusano i saggi che sono mendicanti, di, di essere così, che vive come parassiti sulla società senza dare fare un contributo, non lavorano, non producono. L'ordine di rinuncia ha lo scopo di contribuire attivamente alla società e non di vivere alle spalle di, dei capi famiglia. Al contrario, quando chi ha adottato l'ordine di rinuncia e ha ottenuto e autentico e santo accettando le lemosine dei le capi famiglia agisce per il loro stesso beneficio perché dà la conoscenza. Allora Stefano dice oltretutto quanto stress per mantenere alta questa falsa civiltà, standard effimero che ci mette in condizione di essere minacciati e ricattati se non seguiamo il sistema, così ci rendono schiavi del nulla. Ciao Stefano. <ride> Stefano ha tante realizzazioni che vive e lavora nel mondo. È una bella famiglia di mantenere Al contrario, quando chi ha adottato l'ordine di rinuncia è autentico e santo, accettando le elemosini dei capi familiari agisce per il loro stesso beneficio. <coughs> Perché lui autorizza <coughs> tutto il nostro vincito di crescita. Hanno il dovere di fare doni caritatevoli ai saggi eranti, e le scritture raccom raccomandano loro di trattare questi saggi come i figli e di dare loro cibo, abiti e ospitalità, senza bisogno che essi lo chiedano. Ma i falsi adepti della rinuncia non hanno il diritto di approfittare dell'atteggiamento caritatevole di queste famiglie virtuose. Il primo dovere di chi adotta l'ordine di rinuncia consiste nello scrivere opere che mirano al bene dell'uomo, guidandolo in modo autentico sul sentiero della realizzazione spirituale. Tra i numerosi doveri dell'ordine di rinuncia che incombevano a Shri Sanatan e Shri Lupa ed agli altri Goswami di Vrindavan, il primo dovere, era quella di scambiare discorsi edificati nel luogo chiamato Sevakunca, che è il luogo dove Krishna ha fatto la uh, danza rasa. Yeah, per il bene dell'umanità intera, essi lasciarono un grandissimo numero di opere sublime sulla spiritualità. Questo è il contributo dell'ordine dell di rinuncia. Opera significa libri, testi sacri. Similmente, tutti gli acciari che adottarono volontariamente l'ordine di rinuncia cercavano il bene degli uomini e non una vita facile e irresponsabile a spese altrui. Tuttavia, coloro che non possono contribuire in alcun modo al bene, dalla società non devono andare nelle case a medicare il loro cibo, perché questo a il fa dalla famiglia e un insulto all'ordine religioso più elevato di rinuncia. Shukdev Goswami ammon... ammonisce in particolare quelle persone assai numerose nell'età di cariche che hanno fatto uh, della rinuncia una professione sono persi un attimo. Uh, ci sono un, assai numerosi nella età di cali persone che prendono.